Paolo II di Nardò, dove le squadre sono scese in campo. Va in scena la giornata 30 serie di girone H, obiettivo playoff per il Toro di mister Costantino, obiettivo l'allontanamento dalle acque torbide della zona playout per i ragazzi di mister Tiozzo. Un derby storico, un derby caldo che arriva in una fase delicata, anzi delicatissima della stagione. Duro come il Giovanni Paolo II, è partita Di Benedetto alla finta, Guadalupi, tiro cross, Lazzarra allontana, poi sono in due, Ceccarini si coordina alla distanza, palla alta, lascia Di Benedetto a Guadalupi, palla interessante nell'area, un rimbalzo, poi a gonfiare la rete ed è Giorgi che va ancora a caricare. Un altro gol per De Giorgi dopo la firma contro Langri. E infatti la riprende Ganci che prova da fuori, Viola la blocca lì. Sempre Melillo, va il 10 al cross deviato, diventa pericoloso per la girata provata da Persano, che ha perdonato in questo caso Antonino Viola. Il Nardò non partì mai di fatto titolare, soltanto qualche spezzone, qui una mezza indecisione, poi Viola e poi Danna allontana. Adesso si avvicina anche Ezechiel Melillo, che poi si allontana, palla tagliata per Battista che gira in porta, si stampa sulla traversa, grandissima occasione per il Fasano. Ferreira danza, si accentra, Ferreira, una finta, Ferreira, per poco non veniva giù lo stadio, una grandissima giocata. Parte l'argentino, palla tagliata, arriva Battista che col piattone prova a piazzarla, trova la risposta nel muro. Poi Lezzi circondato da tre, da Macco, ce ne sono due dall'altra parte, ingenuità clamorosa e il Nardò la deve sfruttare, con Danna che la tocca, palla dentro, Guadalupi! Il Fasano si è suicidato in questa circostanza con il Nardò che riparte veloce e arriva il raddoppio. Danna sembrava non essere più in controllo del pallone, Danna ne approfitta per Dammacco, può entrare in area di rigore, lo scavetto di Gaetano Dammacco, è un Toro che va a 3000 e trova il tris, ancora super giocata di Simone Danna, è il tris di Gaetano Dammacco. Fasano era di fatto stabilmente nella metà campo del Nardò. Arrivano qui due fischi del direttore di gara. Toro avanti 3-0. Tutto pronto, è cominciata la ripresa. Dai, si aprono diverse soluzioni come quella lungolina per Danna che cerca un compagno, non lo trova, il Nardò parte subito. Chiama lo schema Guadalupi, parte nel cuore dell'area di rigore, cerca la giocata della domenica Danna, palla per Dammacco che la sistema, è la sua zona, ma calcia alto. Di Manfredi, c'è il movimento centrale, sale indisturbato, la conclusione Antonino Viola, ci mette il guantone ma Fasano vicino il gol dell'1-3. Lo insegue Danna che ha un altro passo rispetto ad aprile, poi Lazar la lascia lì, finisce giù Danna, ma ancora una volta il Fasano si è complicato la vita, ma Dammacco trova una perla di rara bellezza per la doppietta personale e il 4-0 degli uomini di mister Costantino. Quella verticalizzazione elegante per Danna, l'arbitro indica il dischetto, la rincorsa di Danna, Danna con il pallone morbido in porta per il 5-0 del Nardò ed è festa al Giovanni Paolo II, una punizione forse troppo grave per un Fasano. Di Benedetto, zona tiro, Di Benedetto, la risposta di Lazar che si fa trovare questa volta presente. Largata per Lorenzo che prova a mettere dentro un cross, il colpo di testa, pallone che passa, ci ha provato. Preferisce però andare come al solito da Danna, rientra, cross interessante, ci mette la mano, poi c'è Carini, palla che non vuole entrare, a un passo dal 6-0.
Palla tagliata dentro, difesa, spalla alla porta, conclusione, è un super Antonino Viola, non ci sta, calcio d'angolo. Arriva qui il triplice fischio, non c'è recupero, apoteosi Toro che batte 5-0, un Fasano.